Ma pensare che con tutto quello che sta accadendo nel paese, questo paese e il Parlamento sono da 10-15 giorni bloccati sulla legge elettorale. Nessuno parla più, ad esempio, del problema dell'immigrazione clandestina. Nessuno si ricorda più che nelle ultime 48 ore, sono sbarcati, tutti parlano di legge elettorale, ma i cittadini, lo vogliamo dire che con la legge elettorale non mangiano e le nostre aziende, quelle della Brianza, non campano? Allora, nessuno dice che nelle ultime 48 ore... Sì, tale priorità però degli italiani c'è anche la legge elettorale, è presa come un simbolo, lo so, però c'è. Vabbè, comunque, nessuno dai, dice, però non è la priorità del paese, certo, oggi non è la priorità, la disoccupazione, il debito pubblico, le tasse, questo dovrebbe essere impegnata la politica oggi a fare, non a discutere ma ad approvare. Nelle ultime 48 ore sono sbarcati nel nostro paese altri 7.000 immigrati clandestini, ne sono morti altri 10 nel Mediterraneo. E il Presidente del Consiglio dov'è? Il Ministro Alfano dov'è? Per queste cose noi chiediamo le dimissioni di Alfano, perché è assolutamente incapace di garantire non solo la sicurezza anche per cittadini, Bologna ieri, anche per Bologna ieri, ma per la sicurezza, per quello che è successo a Milano, Bologna ieri, per quello che è successo a Bologna, assoluta incapacità da parte di Alfano di garantire la sicurezza, ma la assoluta incapacità da parte del Presidente del Consiglio. Ma dov'è Juncker? Ma dov'è la Commissione europea? Ma dov'è Renzi, che avevano annunciato misure per poter contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina? È peggio di prima.